quando vi ricordate che nel fuoco Dio non era nel fuoco, nel silenzio Dio era lì. E lasciamo che questa sera davvero sia una serata che il Signore ci parli, magari non tanto attraverso le parole, ma attraverso quella profondità alle quali le parole ci rimandano, che sia davvero una serata di scoperta incredibile. Vogliamo iniziare nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. E già, Signore, vogliamo ringraziarti col cuore aperto e proprio con la gioia di saperti coloro che sanno che questa serata sarà una serata meravigliosa, Signore, perché tu stesso hai preparato questo tempo straordinario per noi. Prima che iniziamo, volevo dire questa piccola cosa. L'incontro di Corrado in realtà non doveva essere questa sera, l'abbiamo spostato, cioè abbiamo preparato, lui doveva venire in un altro di questi incontri che avevano fatto il giovedì, ma no, non è stato lui, veramente è stato Benedetto che mi ha detto che quella sera non poteva e abbiamo spostato la serata. E Corrado è venuto in questa settimana, e sapete questa settimana per cosa stiamo pregando noi? Per l'unità dei cristiani. Ma non è straordinario il nostro papà? Alleluia! Thank you.
vogliamo dirti che sei grande. Signore, davvero ognuno di noi ha un motivo per dichiarare la tua grandezza, per questo le nostre braccia si alzano, Signore, e vogliamo dirtelo: sei grande, Signore, ti lodiamo, ti benediciamo, faglielo sentire con la tua bocca, via ogni spirito di timidezza, Signore, vogliamo alzare le braccia e aprire e gridare proprio questa verità, Signore, che tu sei grande, sei un Signore grande, straordinario, meraviglioso nell'amore, in tutto ciò che sei, in tutto ciò che fai. Lode e gloria a te, Signore, grazie. Dai, fuori la voce, grazie. Ti benedico, Signore, ti ringrazio per tutto l'amore che hai versi nei nostri cuori. Benedetto il tuo santo nome. Lode e gloria a te, oh Signore, grazie. Questo amore che è veramente struttura della nostra storia.
Io ti voglio benedire e ringraziare per ognuno di questi fratelli che questa sera hai chiamato, e stasera siamo davvero numerosi e lode il Signore anche per questo. E voglio ringraziarti anche, Signore, perché proprio per questa conoscenza tu questa sera hai consegnato un foglio di carta bianco ad ognuno. E questa sera si parlerà di ciò che è possibile nel Signore. Io avevo pensato all'inizio della serata di farvi già scrivere qualcosa e di farvi scrivere qual è il vostro sogno più grande, cioè di osare a prendere in mano il vostro sogno e prendervi la responsabilità di cominciare a dargli una forma, anche solo scrivendolo su un foglio. E forse tante volte noi non riusciamo a realizzare cose grandi perché non abbiamo il coraggio. Scusate però se state più patatini, ciao. E non abbiamo il coraggio di osare. Vero. E forse quello che ci manca in questa sera, Corrado poi mi ha detto, anziché, scusate Marisa, per cortesia potete parlare più piano, grazie. Questa, tutta questa distrazione, capite, non è che avviene a caso, perché stiamo parlando di qualcosa davvero importante. E invece poi confrontandomi con Corrado lui dice, aspetta a farglielo scrivere. Dopo le parole che lo Spirito suggerirà a lui, perché davvero non ci siano limiti, perché noi comprendiamo che ogni cosa è possibile a chi crede. E chi crede in lui può fare le stesse cose che lui ha fatto, anzi farne ancora di maggiori. E io ci credo, e ci credo con me. Amen. 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 E vogliamo accogliere Corrado. Diciamo che il Signore possa parlare attraverso di lui, lode il Signore. È talmente di famiglia che sta facendo tutti i servizi come al solito. Lode il Signore. Come state? Non dite bugie, come state? È bello essere qua, è bello rivederci, ci vedremo di nuovo anche sabato, ci vedremo il prossimo sabato, ora basta però, troppe volte. Quanti saranno all'ozio quest'anno? Quanti pensano di poter intervenire al campeggio di ozio quest'anno? Periodo che periodo dal 9 al 15 agosto, l'ultimo giorno sarà proprio iniziamo la domenica e finiremo il sabato, e quest'anno ci aspettiamo più persone dell'anno scorso. E devo dirvi che tutto quello che noi facciamo qua e tutte le registrazioni, anche le dirette, poi tutto quello che viene fatto è in un modo o in un altro pianta un seme eterno nel cuore delle persone. E non dare poco valore alle tue preghiere, non dare poco valore, non sottostimare quello che è anche il tuo contributo. Molte persone non si rendono conto che magari quando hanno delle parole profetiche, hanno delle parole che sentono da parte di Dio, che le sentono nel loro cuore, le condividono con tutti gli altri, voi non avete idea del benessere e della benedizione che voi rilasciate nella vita non di centinaia, non di migliaia, ma di più di persone che guardano, che ci seguono e che rivedranno questi video magari non in diretta, forse domani, alcuni fra mesi, alcuni fra anni. Lo dico per la gloria di Dio, abbiamo nei nostri canali YouTube milioni e milioni di visualizzazioni, non centinaia, non migliaia, milioni. E voi non avete idea a volte della benedizione che è una vostra preghiera, una vostra parola, un vostro muovervi nello spirito può benedire le persone non solo in Italia, ma anche gli italiani all'estero. Grazie del vostro entusiasmo, siete meravigliosi. Non solo gli italiani all'estero, alcuni
arriva lo spirito, non arriva la mente. Amen. Ciò che parte dallo spirito, ciò che è dello spirito, dallo spirito, arriva allo spirito delle persone. Quindi a volte non si ha neanche bisogno di comprendere la lingua, perché la percezione è nello spirito. E quando tu hai una percezione spirituale che quella cosa è da Dio, allora tu vieni benedetto, anche se non comprendi con la tua mente, ma in un modo o in un altro lo Spirito Santo ha un modo di fare. Lui è Dio, grazie a Dio, no, e lui sa fare bene il suo lavoro. Quindi per favore, di alla persona accanto a te, lascia che Dio sia Dio nella tua vita e lasciagli fare il suo lavoro. Lui fa questo da qualche anno in più di te, solo qualche anno in più. Lui ha qualche anno di esperienza in più. Lascia che Dio sia Dio nella tua vita. Il tema che tratteremo stasera, a parte che il tema principale di questo seminario è crescere nella consapevolezza dello Spirito Santo, ok? Come persona, come opera, ma soprattutto con la sua dimora dentro di noi. Quanti sanno che ognuno di noi è il tempio di Dio? Lo sappiamo, ma non lo realizziamo, perché se lo realizzassimo ogni giorno in maniera profonda, vi garantisco, le nostre vite sarebbero diverse e la vita delle persone accanto a noi sarebbero diverse. Amen. Alleluia. Lo so, sono le 21:10, qualcuno ha bevuto magari un po' di più per cena, cercheremo di svegliarvi. Questa sera vi parlerò di uno dei personaggi più straordinari che vengono menzionati nella scrittura. Stasera parleremo di Maria. In maniera particolare parleremo del suo rapporto con lo Spirito Santo. Chi mi ha dato una parola specifica per noi, non per voi, per noi, questa sera, e voglio parlarvi di qualcosa di veramente specifico. Il tema è avere più consapevolezza dello Spirito Santo, della sua persona, dei suoi doni, della sua unzione, della sua opera. L'argomento però di stasera è: ogni cosa è possibile. Possiamo aggiungere tranquillamente: ogni cosa è possibile a chi crede, o come dice la scrittura in tanti modi, ciò che è impossibile agli uomini è possibile a Dio, oppure tutto è possibile per Dio, oppure niente è difficile per il nostro Dio. Ci sono tanti modi in cui si esprime questa frase, questo concetto nella scrittura. Stasera parleremo di qualcosa che è stato proprio decretato dall'arcangelo Gabriele in maniera particolare. Quindi voglio leggere prima di tutto insieme a voi qualcosa dal Vangelo di Giovanni al capitolo 14, perché voglio un attimo trattare quello che è l'argomento del tema, cioè il tema che sta guidando queste varie sessioni che si stanno, non so, lo fate ogni settimana o al mese, una volta al mese, no? Due volte al mese, due giovedì al mese, no? Tanto mi porto i saluti anche di Mary, che non è potuta venire perché la pancia cresce, ha compiuto già il settimo mese, quindi è un po', non riesce a muoversi liberamente, però sta bene, grazie a Dio, il bambino sta bene, tutto va bene, grazie a Dio. Mi porto i saluti anche dei miei genitori, che vi salutano con tanto affetto, con tanto amore, in maniera particolare coloro che conoscono e coloro che sono stati all'Ozio, giustamente. Ma in Giovanni 14 voglio leggere insieme a voi dal verso 16 e 17. Perché vedete qual è il nostro problema? Noi abbiamo due problemi fondamentali. Abbiamo più di due problemi, onestamente. Siamo un eufemismo. Abbiamo qualche problemino, ce l'abbiamo. Niente di che. Quando noi leggiamo la scrittura,
risolto i nostri problemi è che, come ci viene suggerito da te, ma noi abbiamo poca consapevolezza della persona dello Spirito Santo nella nostra vita. Ma tu ti rendi conto che dentro di te sta colui che ha creato i cieli e la terra? Fai un bel respiro, dai, fai un bel respiro. Dentro di te c'è lo Spirito Santo. Diglielo alla persona accanto a te. Oh, dentro di me. Oh, guarda che dentro di me ci sta lo Spirito Santo. Non uno qualunque. Dentro di me ci sta lo Spirito Santo. Lui ha creato i cieli e la terra. Lui è la potenza di Dio. Lui è la potenza creatrice di Dio. Quindi noi a volte non realizziamo, quindi siamo poco coscienti di determinate cose, ma credo che una delle cose anche più una delle cose più tristi e pericolose nella nostra vita è che a volte diamo troppe cose per scontate, anche se in realtà sono scontate, ma dandole troppo per scontate le apprezziamo poco. Ora, quando noi andiamo a leggere espressioni del genere, voglio farvi vedere qual è la differenza tra la nostra reazione e la reazione dei discepoli. Giovanni 14, versetto 16 e 17. E dico, pregherò il Padre, ed egli vi darà un altro consolatore che rimanga con voi per sempre. Dillo insieme, per sempre. Ripeto insieme, per sempre. Una volta è per sempre. Per sempre. Quanto è per sempre? Per sempre significa? Per sempre. Lui sarà per sempre con te. Lui non ti lascerà e non ti abbandonerà mai. Qualunque cosa accadrà o possa accadere nella tua vita, lui sarà sempre accanto a te. Anche se padre o madre ti abbandonassero, lui non ti abbandonerà mai. Anche se i tuoi parenti, amici o familiari ti dovessero abbandonare, lui non ti lascerà mai. Gesù ha detto: io sarò con voi tutti i giorni della vostra vita fino alla fine dell'età presente. Amen. Per sempre, per sempre, per sempre. Riempilo la tua bocca con queste parole. Per sempre, per sempre. Lui non mi lascerà mai. Lui sarà per sempre con me. Alleluia. Lui sarà sempre con me. Lui sarà sempre al mio fianco. Lui non mi lascerà e non mi abbandonerà. E anche quando io a volte gli volterò le spalle, lui sarà con me per sempre. Perché lui è con me, non perché io ho deciso di stare con lui. Lui non è con me perché io ho deciso di stare con lui. Lui è con me perché lui mi ama. Amen. Lui è con te non perché tu hai deciso di stare con lui. La sua presenza nella tua vita non è una risposta alla tua azione. È lui che ha deciso prima di te di stare con te. E anche se tu gli volterai la faccia o le spalle, lui sarà sempre accanto a te. Sapete come si chiama questa? Grazia. Amore incondizionato. Favore immeritato. Lui è sempre con te. Quanti genitori hanno avuto dei figli un pochettino tosti e monelli? Quanti hanno avuto dei genitori, dei figli che gli hanno fatto passare dei guai? Alzate la mano, per favore. Quando i vostri figli si comportavano male, smettevano di essere i vostri figli? No. Potevate forse criticare i figli degli altri, ma i vostri figli guai a chi li toccava? Beh, no, no. Meriglio. Credo che Dio abbia qualcosa di siciliano. Quando lui guarda
guarda verso di voi, il padre guarda sua figlia e dice: questa è cosa nostra. Guardate quello che Gesù dice al versetto 17: lo spirito della verità che non può ricevere perché non lo vede, non lo conosce, ma voi lo conoscete perché dimora. No, leggete, perché dimora con voi e sarà in voi. Noi diciamo amen a questo, è vero o no? Noi diciamo gloria, noi esclamiamo gloria a Dio di fronte a questa espressione, ma noi non ci rendiamo conto di quanto quelle frasi fossero offensive per gli ebrei. Quello che Gesù stava dicendo, quello che abbiamo appena letto, avrebbe fatto saltare dalla sedia qualunque rabbino, qualunque fariseo, qualunque giudeo ortodosso. Perché? Perché in realtà, seguitemi quello che sto dicendo, queste parole di Gesù sono per gli ebrei una bestemmia. Ciò che a noi fa rallegrare e ci fa gioire, per gli ebrei era blasfemo. Ecco perché per noi è importante, quando leggiamo la scrittura, andare in profondità e capire anche la cultura che c'è dietro. E quando noi comprendiamo la cultura, noi comprendiamo anche il peso delle parole che escono dalla bocca di Gesù. Lo Spirito Santo sarà in tutti noi. Secondo la legge ebraica, secondo le tradizioni, lo Spirito Santo non avrebbe mai potuto abitare dentro una persona. Al massimo, come viene descritto nell'Antico Testamento, lo Spirito Santo scendeva sopra tre categorie di persone: i re, i sacerdoti e i profeti. E quando Gesù dice lo Spirito Santo non solo sarà con voi, e là ancora, Dio in ogni luogo, lo Spirito Santo dimorerà in voi. Noi gioiamo di fronte a queste parole, ma guardate che quello che Gesù sta dicendo è una rivoluzione culturale nella mente di un popolo che non era abituato, perché Dio non poteva dimorare dentro una persona. Dio dimorava all'interno di un popolo, all'interno di un popolo, in una nazione, in una nazione, in una città, in una città, in una collina, in un tempio, dentro il tempio, in un luogo che si chiamava luogo santo, luogo santissimo. Gesù, la presenza di Dio nell'Antico Testamento era relegata ad un posto definito, e per trovare la presenza di Dio dovevi andare in un posto. Mentre Gesù sta dicendo: arriva il momento in cui farò una cosa nuova e la mia presenza non sarà semplicemente in un posto dove tutti confluiranno, ma la presenza di Dio sarà in ogni singola persona. E si passa dal pellegrinaggio alla presenza dimorante dentro il cuore di ogni persona, che diventa il tempio di Dio. Una volta dove Dio era, tu dovevi andare. Oggi dove tu sei, Dio è. Chiudi gli occhi e dillo: Dio dimora dentro di me. Per favore, non cercate la presenza di Dio in luoghi, perché questa è un'offesa all'opera di Dio dentro di voi. Posso ripeterlo? Non cercate la presenza di Dio in luoghi specifici. Non cercate la presenza di Dio in persone specifiche, perché questo è sminuire l'opera di Cristo per la tua vita.
perché lo Spirito Santo abita dentro di te in eguale misura come abita nella vita di ogni singola persona. Ringraziamo, io sono il Tempio di Dio, io sono la dimora dello Spirito Santo, Lui abita dentro di me, il Creatore del cielo e della terra ha scelto di abitare dentro la mia vita e ogni cosa è possibile nella mia vita perché Lui abita dentro di me. Alleluia. Non delegare l'autorità che Dio ti ha dato alla vita di altri. Io mi lotterò per questo, mi scontrerò con chiunque per cercare di fare comprendere a più persone possibili che ognuno può pregare per qualcun altro, che non abbiamo bisogno di persone più unte con un ministero particolare per cacciare i demoni e che Gesù ha dato il mandato di guarire a ogni persona che crede in Lui. Amen. Non pensare che qualcuno sia più unto, che qualcuno abbia più autorità, che qualcuno abbia una posizione davanti a Dio diversa dalla tua, perché non è così, perché davanti a Dio Lui non vede su base orizzontale chi è più in alto e chi è più in basso, lui guarda dall'alto e quindi vede tutti allo stesso livello. Non delegare l'autorità che Dio ti ha dato a qualcun altro, perché tu puoi compiere cose straordinarie nel nome di Gesù. Amen. Io rientriamo, perché questo argomento è un argomento talmente glorioso che richiederebbe veramente tanto tempo, ma voglio entrare nell'argomento di stasera anche perché non abbiamo molto tempo a disposizione, ok? I custodi ci hanno detto che prima dell'una dobbiamo andare via. Luca 1, versetto 26, dai, velocemente. Luca 1, versetto 26, io ho una parola specifica per ognuno di noi e io prego stasera che lo Spirito Santo possa fare un'opera profonda dentro ognuno di noi, che ognuno di noi possa stasera andarsene via di qua in gravidanza. Aspettate, aspettate perché Luca 1:26, dai velocemente. Che versione avete? Non c'è, allora leggo dove c'è. Luca 1:26, nel sesto mese l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazareth ad una vergine promessa sposa di un uomo nella casa di Davide chiamato Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: ti saluto, o piena di grazia, il Signore è con te. A queste parole ella rimase turbata e si domandava che senso avesse un tale saluto. Per favore fermiamoci un attimo, perché questo è un passaggio talmente importante. L'angelo parla a Maria e lei non lo dà per scontato. L'angelo entra nella sua stanza. Maria era una ragazzina, non era una donna adulta. A quel tempo i matrimoni si facevano per le ragazze, avevano 14-15 anni. Pensate che Maria era adolescente, ok? Non aveva 20 anni, non aveva 30 anni, era un adolescente. L'angelo entra, saluta, la saluta in una determinata maniera, piena di autorità e di importanza, e dice: a quelle parole ella rimase turbata e si domandava che senso avesse un tale saluto. Questo mi dice e mi fa comprendere che nonostante la sua tenerezza aveva una sensibilità particolare, e questo ci deve fare comprendere che
Vedete, noi siamo talmente assuefatti alle riunioni, alle conferenze, ai concerti, ai raduni, ai seminari, alle scuole. Abbiamo così tanta parola che arriva, che viene rilasciata, scaricata nel nostro cuore, che ormai non diamo più quella giusta importanza. Qua abbiamo una ragazzina che si ferma, curiosa, di fronte ad un saluto e cerca di capire il valore e il significato di tale saluto. Quante volte Dio ha parlato alla nostra vita e a volte molto spesso lasciamo che certe parole scorrano così e piovano su di noi e andiamo ad una prossima riunione aspettando che Dio ci parli di nuovo, ma Dio ci ha già parlato. È uno dei nostri problemi che corriamo sempre da riunione a riunione, da predicazione a predicazione, cercando di ascoltare qualcosa di nuovo, avendo dimenticato il vecchio che lui ci ha già comunicato. E il segreto non è in ciò che lui sta per dirti, il segreto è in ciò che lui ti ha già detto. E forse stasera Dio ti porterà non avanti, ma indietro, e ti farà ricordare certe parole che hanno cambiato e hanno segnato la tua vita. Per ritornare a dare importanza, un'importanza sacrale, anche a delle semplici parole, a un semplice saluto. Ed è questa la chiave. Noi non ci sorprendiamo più. Noi diamo troppo le cose per scontate. Cantiamo con molta disinvoltura, preghiamo con molta disinvoltura, prendiamo il microfono con molta disinvoltura, partecipiamo alle riunioni con molta disinvoltura. Non siamo interessati al fatto che Dio possa realmente parlare al nostro cuore, noi siamo interessati ad una riunione. Ed è questo quello che fa la differenza tra chi va avanti e chi rimane sempre nello stesso posto. La capacità di dare valore anche alle piccole cose. Io voglio sentire la sua voce nella mia vita e dare il giusto valore, perché in quelle poche parole possono cambiare il destino di milioni di persone. Puoi credere che Dio può e vuole servirsi di te? Sì. Se è sì, la tua e la mia vita dovrebbero essere conformi a quel sì. Io ho più riunioni sulle spalle probabilmente di quasi tutti voi messi insieme in 32 anni di fede. E so per esperienza cosa significa dare poco valore. Lo so per esperienza cosa significa abituarsi, non alle riunioni, anche ai momenti incredibili quando Dio parla e quando Dio si muove. Esci dalla riunione, la prima cosa che pensi è che film mi andrò a vedere su Netflix stasera. C'ho quella serie che mi sta aspettando. Parole, la rimase turbata e si domandava che senso avesse un tale saluto. E l'angelo disse: non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio, ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e chiamato figlio dell'Altissimo, e il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine. È una cosa da nulla, non ti preoccupare Maria, è una passeggiata. Cerchiamo di immaginare in questo momento il macigno che cade sopra la vita di una ragazzina di 15 anni. Noi non possiamo comprenderlo, nessuno di noi.
banale, una ragazzina fidanzata con Giuseppe. E costruisce Giuseppe. Secondo la legge di quel tempo, se una perdeva la verginità al di fuori del matrimonio, agnello suo e finiva a Dio, si diceva. Cioè, ti facevano fuori. Abbiamo qui un Dio che sta andando contro la sua stessa legge, forse. E qua entriamo in qualcosa di molto grande, che non ci è dato in questo momento di parlare. Ma guardate qui. Allora Maria disse all'angelo: come è possibile? Io non conosco uomo. Quando Dio ti parla, per lui è tutto semplice, per noi un po' meno. Se io ti dicessi stasera che realmente ogni cosa è possibile a chi crede, la prima cosa che tu potresti obiettare stasera è: com'è possibile che accada quella cosa? Com'è possibile che possa succedere? Io non conosco uomo, io non ho le capacità, io non ho i soldi, io non ho le conoscenze, io non ho queste abilità nella mia vita. Tu mi dici che farai questo, che farai questo, che farai quello, che ti servirà di me, che potrai fare questo e quell'altro, ma com'è possibile? Io non ce la faccio, non posso farlo. E questa è la risposta. Lo Spirito Santo scenderà su di te e su di te stenderà la sua ombra, la potenza dell'Altissimo, e colui che nascerà dunque sarà santo e chiamato figlio di Dio. Vedi, anche Elisabetta, tuo parente, nella sua vecchiaia ha concepito un figlio, e questo è il sesto mese per lei, che tutti dicevano sterile, perché nulla è impossibile a Dio. Fate un grande amen stasera. Nulla è impossibile a Dio, perché non è né per forza né per potenza, ma è per il mio spirito, dice l'Eterno degli eserciti. Non sei tu, è Lui in te. Non sei tu, è Lui attraverso di te. E allora, le donne mi comprenderanno sicuramente più degli uomini. Dai il tuo utero spirituale allo Spirito Santo. Amen. E lascia che Lui possa mettere il suo seme. Amen. Per concepire qualcosa di grande dentro di te. Amen. E per fare questo dovrai rinunciare a qualcosa. Amen. Dovrai rinunciare alla linea, all'estetica, al peso, sempre insalatina, pollo, carotina, il dolce a fine settimana, e poi di nuovo insalatina, il petto di pollo, eccetera, eccetera. Se vuoi affrontare una gravidanza spirituale, devi essere pronto a dei cambiamenti radicali. Ogni cosa è possibile se lasci che Lui prenda il controllo nella tua vita. E questo è quello con il quale noi combattiamo giornalmente, è vero o no? Il fatto di lasciare il controllo della nostra vita a Dio. Un amico mio mi ha detto qualche giorno fa, mi ha detto: Dio mi ha parlato, sta attraversando un momento difficile nella sua vita,
lui ha detto: Dio mi ha parlato. E lui ha detto: che cosa ti ha detto? E mi ha detto: Dio mi ha detto questo, lascia che io sia Dio nella tua vita, perché io so fare il mio lavoro. Io so fare il mio lavoro. Io so come tirare le persone fuori dalla polvere. Io so come immergerli nella mia unzione e farli sedere in un trono di gloria. Io so fare il mio lavoro. E che a volte noi vogliamo fare l'opera di Dio, ma vogliamo non controllare le cose. Maria è uno dei più grandi esempi di fede che abbiamo nella scrittura, uno dei più grandi esempi di disponibilità all'opera dello Spirito Santo. Vogliamo parlare un po' di Giuseppe? Mischino? Vogliamo parlare un po' di Giuseppe? La sua fidanzata che quando lui gli dice sono incinta. E chi è? È lo Spirito Santo. Vabbè. Vogliamo parlare un po' di lui? Che grande uomo, che grande capacità di ascolto da parte dello Spirito Santo. Rischiava lei, rischiava lui, rischiavano tutti. Rischiavano le famiglie che coprivano questa cosa, ecco perché sono dovuti scappare lontano. E noi non ci rendiamo conto quando Dio ci parla e ci dà una promessa, ci dà una visione, ci dà una parola profetica, noi là pronti a saltare o relegarci, e al primo problema che affrontiamo diciamo: no, non è Dio che mi aveva parlato. E non ci rendiamo conto che quando Dio parla le nostre vite si scatena l'inferno contro di noi. Mi preoccupano questi amen. Dio parla e noi pensiamo che la cosa debba accadere subito, il giorno dopo. E usciamo fuori da quella riunione, da quell'incontro, da quel tempo di preghiera con grande entusiasmo: Dio mi ha parlato. Poi arrivano le battaglie, forse Dio non mi aveva parlato. E cominciano ad arrivare tutti i dubbi, e pensi che ti eri inventata la cosa, oppure che il tizio che aveva profetizzato su di te forse aveva bevuto un po' di vino in più la sera prima della riunione, o forse ti sei lasciato coinvolgere nelle emozioni, e così screditi la parola che Dio ti ha dato, non dando più quell'importanza vitale che serve per fertilizzare il cuore. Non ti aspettare grandi sermoni da Dio, sono gli uomini che fanno grandi sermoni, ma una sola parola da parte di Dio vale più di mille insegnamenti. Una sola parola da parte di Dio vale più di mille predicazioni e di mille predicatori. Dio non fa sermoni, Dio lancia una freccia. E quando noi mettiamo fede su quella semplice parola, allora la nostra vita cambia, perché gli stiamo offrendo la nostra verginità. Dio può ripristinare la verginità nel tuo cuore. Sapete come? Quando Gesù dice: se non vi convertite non diventate come? Piccoli fanciulli. E non è una cosa che accade e poi finisce, è un processo costante e continuo dove lui ripristina la verginità della tua vita, nel tuo cuore, nel terreno del tuo cuore, e ti mantieni in una condizione costante e continua di sorpresa. E quando c'è un semplice messaggio, cosa ti vorrà dire Dio? Perché sta accadendo questa cosa? Dio forse si sta muovendo in una determinata direzione e io pensavo che mi
invece stesse andando in un'altra direzione. E l'epilogo di questo è: allora Maria disse, eccomi. Sono la serva del Signore, avvenga in me quello che hai detto. Voglio chiederti di chiudere un attimo i tuoi occhi e di dire insieme a me queste parole, eccomi. Per favore dillo veramente dal profondo del cuore, eccomi. Mi sia fatto secondo la tua parola. Sia fatto nella mia vita ciò che tu hai detto. E cosa succede? E l'angelo si partì da lei. No, 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 rimani, ti prego, rimani qui. Noi vogliamo queste cose eclatanti, vogliamo le cose che fanno rumore, vogliamo le cose che fanno scintille, vogliamo le cose che luccicanti. Quando Dio ti parla e rende te consapevole della sua parola, del suo piano per la tua vita, allora tu diventi inarrestabile, tu diventi invincibile, tu diventi imbattibile. Perché? Perché non sei tu, ma è colui che è dentro di te che fa la differenza. Amen? Non sei tu, è colui che vive dentro di te, perché appena tu dici mi sia fatto secondo la tua parola, lo Spirito Santo comincia ad attivare tutta la sua forza e tutta la sua potenza dentro di te e comincia un processo di cambiamento, di trasformazione che si chiama gravidanza. Quando noi diciamo mi sia fatto secondo la tua parola, noi stiamo dando l'autorizzazione allo Spirito Santo di concepire dentro di noi qualcosa di grande e di meraviglioso. Non arriverà in maniera eclatante. Noi a volte pensiamo che ciò che dobbiamo partorire da parte di Dio debba essere visto dagli altri, debba essere accettato dagli altri, debba essere accolto dagli altri, debba essere acclamato dagli altri, ma vi ricordo che il Salvatore del mondo è nato in una stalla, non in un palazzo reale. E gli unici che andarono a fare festa erano dei magi che venivano da Oriente, dei perfetti sconosciuti con un'autorità immensa, che si prostrarono davanti al re dei re e al signore dei signori, riconoscendo in quel piccolo bambino il re di Israele. Qualcuno più in gamba, più profondo, con più perspicacia spirituale riconoscerà quello che tu stai per partorire da parte di Dio, ma non ti aspettare che tutti stiano là a battere le mani e metterti il tappeto rosso per dire mica finalmente tu. No, non è successo per Gesù, perché dovrebbe succedere per noi? Hanno perseguitato il Maestro, perché non dovrebbero perseguitare i suoi discepoli? È vero o no? Siamo noi più grandi del nostro Maestro? Vorremmo essere più furbi di lui, arrivare allo stesso risultato da una scorciatoia, ma non c'è scorciatoia. Ma rimaniamo un attimo su Maria e concludiamo su questo. Come accadrà? E l'angelo gli dice, io non ho bisogno che tu faccia qualcosa, io ho bisogno del tuo sì. Io ho bisogno che tu mi faccia entrare. Scusate il linguaggio che può sembrare a doppio senso, ma
stiamo parlando di concepimento e gravidanza, e quindi non possiamo trovare scorciatoie o parole alternative. Quando noi diciamo sì, noi stiamo aprendo il nostro cuore, la nostra capacità di essere concepiti o di permettere a Lui di concepire in noi. Stasera io ti prego e ti supplico, dai a Lui il tuo utero spirituale, consegnaglielo e lascia che lo Spirito Santo faccia qualcosa di grande in te, e che poi in maniera naturale sarà attraverso di te. Perché ogni cosa è possibile. E molto spesso non verrà con fuochi d'artificio e fari accesi. A volte sarà, appena arriva la voce di Dio, dovrai scappare. Dovrai nasconderti. Dovrai andare lontano da un luogo che ti ha accolto, che ti ha dato il Natale. Signore, se tu mi hai dato questo, tu mi proteggerai. No, no, Maria, non è così. Sono persone che vogliono ucciderti, vogliono uccidere il bambino. Tu devi andare via. A volte noi non capiamo, noi ci mettiamo al posto di Dio. Se è da Dio questa cosa, vuol dire che riuscirà. No! E noi molto spesso non abbiamo protetto quello che Dio ci ha dato. A volte dobbiamo andare via, perché c'è un Erode accanto a noi che vuole uccidere il futuro re di Israele. E assieme ad Erode ci sono i suoi soldati. Smettila di fare Dio e di decidere, ma lascia che Dio sia Dio nella tua vita, perché Lui sa fare questo lavoro meglio di te e di me. Arriva una parola, arriva una promessa. Da oggi in poi chiamatemi Beata. Io partorirò il Salvatore, quindi non è così, non è così. Più grande la parola, più grande la responsabilità, più grande l'attenzione che devi mettere a quello che Dio ti sta dicendo. Poi Dio manderà pastori, Dio ti aprirà una locanda, Dio manderà il due l'asinello, Dio manderà chi vuole, non è un problema, ma dobbiamo seguirlo nel cammino. Se Lui inizia un'opera, Lui la porta a compimento, ma lo farà attraverso di noi. Amen. Ogni cosa è possibile. Quando noi leggiamo questa storia ci rendiamo conto, e dobbiamo ancora di più essere coscienti dell'opera costante e continua dello Spirito Santo nella nostra vita, che non ti vuole semplicemente far fare un figlio, ma vuole farti dare vita ad una generazione intera. Non è un'opera, è un susseguirsi costante e continuo di opere. Quanti si ricordano la storia di Rebecca, la moglie di Isacco, rimase incinta di due bambini, due gemelli, e non se n'era accorta. C'erano Esaù e Giacobbe dentro di lei.
E quando la sua gravidanza cominciava ad arrivare alla fine, lei non sapeva di averne due, quindi i dolori erano immensi. E a lei sembrava di morire. E qualcuno disse: non hai compreso che dentro di te ci sono due nazioni. Oh, per favore, lasciate che lo Spirito Santo possa parlarvi stasera. Quello che Dio ti dà da partorire è qualcosa che potrebbe essere talmente grande. In Isaia 66 è scritto: posso io far nascere una nazione in un giorno? Se io ho deciso che la donna debba partorire, chi può decidere il contrario? E questa donna, Rebecca, non si rendeva conto che dentro di sé non c'erano semplicemente due bambini, ma ciò che i bambini rappresentavano. E ciò che Dio vuole concepire dentro di te non riguarda te. Non è semplicemente tu e Dio, ma quello che partorirai, chiunque tu sia, qualunque cosa sia, è qualcosa che va molto più al di là della tua comprensione. Diciamo le cose queste. C'è stato un periodo, nel primo periodo del ministero di Gesù, che anche Maria non aveva compreso chi era Gesù realmente. Andò anche lei in confusione. Addirittura lei andò a chiamarlo perché diceva: egli è fuori di sé. E qualcuno gli disse: Gesù, guarda là fuori, ci sono tua madre e i tuoi fratelli che vogliono che tu vada con loro. E lui disse: chi è mia madre? E chi sono io? C'è stato un momento in cui anche lei non ha capito e non ha compreso la grandezza di ciò che aveva partorito. Non sorprendiamoci dello scoraggiamento di altri o del nostro momenti di sbandamento. Guardiamo Maria invece sotto la croce. Guardiamo Maria nell'alto solare. Guardiamo questo esempio incredibile di fede e di dedizione totale fino all'ultimo, perché sapeva chi o cosa, scusate, cosa aveva partorito. Anche se a volte perdiamo di vista l'obiettivo, prima arriviamo a partorire, poi parliamo del resto. Arriviamoci a partorire. Dice Paolo nella lettera ai Romani: prestiamo le nostre membra come strumenti di giustizia a Dio. Tu sei qualcuno che può dare vita a qualcosa. Io quando guardo me, guardo la sua pancia e vi dico: ti rendi conto che hai un essere umano dentro di te? Ti rendi conto che hai un essere umano dentro di te? Ci rendiamo conto che siamo uomini e donne creati con la capacità e la forza di dare vita? L'uomo dà vita con il suo seme, la donna dà vita con il suo ventre. Siamo chiamati a dare la vita. Se non diamo vita a qualcosa, noi ci spegniamo, noi muoiamo. Lo posso ripetere, spero che vada in profondità. Se non diamo vita a qualcosa, noi muoiamo.
perché perdiamo il senso della vita, che è quello di riprodurre costantemente e continuamente. E vorrei che ognuno di voi stasera possa cominciare, e faremo quello che ci è stato detto da Daniele, che ognuno di noi possa scrivere su quel foglio tre cose fondamentali, tre desideri veri, reali, non fantascienza. Cosa vuoi vedere nella tua vita? E soprattutto e specialmente, se Dio ti ha già parlato, scrivi quello che è in accordo alle promesse che Lui ti ha fatto. Perché? Perché quando Lui inizia una cosa, Lui la porta a compimento. Amen. Amen. Perché? Perché non è per la tua capacità, non è per la tua abilità, non è per la tua forza, non è per i soldi che hai, non è per gli amici che hai, non è per la comunità che frequenti, non è per il prete, il pastore o qualcun altro, non è per le scuole bibliche, i raduni o le conferenze o le scuole bibliche che fai, è il tuo rapporto con lo Spirito Santo in maniera diretta. E vorrei che ognuno di voi uscisse stasera da questo luogo dicendo: cosa mi avrà voluto dire Dio questa sera? Che senso aveva, che significato aveva questo saluto? E se stasera Dio si presentasse nella tua stanza? E se stasera un angelo si presentasse nella tua stanza e ti dicesse: io ancora non ho finito con te? Io ancora non ho finito. Ad alcuni magari potrebbe dire: io ancora neanche ho iniziato. Ma lo Spirito Santo che abita dentro di noi. Posso concludere con un verso? Poi scriviamo questo, prendete il foglietto che vi è stato dato. Ascoltate queste parole, per favore. Segnate in questo pezzo di carta, segnate questo verso, Giacomo capitolo 4, versetto 5. Giacomo capitolo 4, versetto 5. Vorrei che lo imparaste a memoria. Studiatelo a casa e lasciate che Dio lo stampi con il fuoco nel vostro cuore. Giacomo 4, versetto 5. Forse pensate che la scrittura dichiari in vano che lo Spirito Santo che abita in noi ci ama alla gelosia? Che lo Spirito Santo che abita in noi ci brama e ci desidera alla gelosia? Dillo insieme a me: lo Spirito Santo abita in me e mi desidera, mi desidera, mi brama. A modo di Olati dice: lo Spirito che abita in noi ci brama fino alla gelosia. Oh, ma la gelosia omicida dei folli e degli stupidi, ma quella gelosia che ti vuole tutto per sé, per amore. Scrivi per favore tre cose che desideri che accadano nella tua vita. Ripeto, tre cose che tu sai che si possono avvenire, sai che sono difficili, alcune forse sono impossibili, ma tu sai che con Dio è possibile. Amen. Scrivilo per favore, prendiamoci questo minuto di tempo. E se senti nel tuo cuore di farlo, mettigli anche una data di scadenza. Io voglio che accada entro questa data. Osa, nel nome di Gesù, osa, non lo devo dire.
lascia che lo Spirito Santo concepisca dentro di te. Accetta questa gravidanza. Accetta che il tuo corpo cominci a deformarsi. Accettalo, non è facile. Accettalo. Accetta che non riuscirai più a fare le cose come le facevi una volta, che non riuscirai più ad andare in posti come fai una volta, dove andavi una volta. Forse non riuscirai neanche a stare con delle persone con le quali stare una volta. Forse ti daranno fastidio certi odori, ti daranno fastidio certi discorsi, certe cose alle quali magari partecipavi con molta facilità. Tu capirai ora che in realtà non sono più per te. Certe cose che facevi regolarmente prima non le farai più. Perché? Perché c'è una nuova vita dentro di te. Lascia che Dio ti metta in cima. Tu lo batterai, Signore.
Ripeti le parole di Maria stasera. Eccomi. Sono tuo figlio, sono tuo figlio. Mi sia fatto secondo la tua parola. Si è fatto nella mia vita in accordo alla tua parola. Adesso proprio in questo momento, Signore, ci stai facendo guardare un po' più in là.
affannato riprende come se si rigenera, Signore, ritrova quella forza, Signore, quella speranza, ritorna viva, Signore. E sento proprio alcuni fratelli che proprio in questo momento stanno riafferrando quel sogno che ormai avevano accantonato, Signore, perché Tu stai mostrando che questo è il tempo, Signore, questo, Signore, con la chiarezza di questo amore, con la chiarezza dei Tuoi propositi per noi, Signore, possiamo oggi riprendere ciò che Tu hai già preparato per ognuno di noi, Signore. Grazie, 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 infinitamente grazie. Noi rinunciamo stasera a tutto quello che ci allontana dal Tuo piano e dal Tuo progetto nella nostra vita. Io scelgo stasera di rinunciare a tutto quello che mi separa dalla realizzazione del Tuo piano e del Tuo progetto nella mia vita. Decido di fare sul serio con Te, di prendere seriamente ogni parola uscita dalla Tua bocca e arrivata al mio cuore. Decido di prendere seriamente ogni parola, ogni espressione usata nei miei confronti da parte Tua, perché io so che ciò che partorirò sarà grande. Lascia che lo Spirito Santo ti guarisca stasera. Ogni senso di rigetto, di ripudio, ogni solitudine. Non sei sola, non sei sola, non sei sola. Concepito dentro di te, tu lo partorirai e sarà grande. Ciò che lo Spirito Santo ha concepito dentro di te, tu lo partorirai e sarà grande.
Se inizieranno delle nausee da stasera in poi, non preoccuparti. Se avrai, non sto scherzando, è una cosa spirituale che voglio dire. A volte iniziano delle nausee, non riesci più ad assaggiare certi cibi. Parlo di cibi spirituali. Non riesci più a stare in certi ambienti. Certe sono delle puzze nuove che saliranno al tuo naso che prima non conoscevi. Ci saranno delle nausee per cose che prima magari erano normali e ora non sono più normali. Perché? Perché non è opera d'uomo ciò che è dentro di te, è opera di Dio. Amen. Amen. E questa è la garanzia, questo è il sigillo, questa è la forza davvero che ci porta avanti, perché davvero l'opera di Dio che si possono impegnare tutto, nessuno la può fermare. Nessuno! Alleluia! Battaglia del Signore! Più bella, sapete qual è? Che la nostra gioia non sarà solo di vedere realizzata l'opera di Dio. La parte più bella è l'allattamento. È l'allattamento. Non solo vedere l'opera di Dio realizzata nella nostra vita, ma realizzata in ognuno di noi. Cioè, noi resteremo davvero, questo stupore sarà sempre arricchito proprio dalla bellezza che ti guardi in giro e vedi quante cose belle, perché quella cosa bella che Dio può fare con te, Lisetta, non la può fare con me, con te, Gloria, e con ognuno, perché proprio siamo così diversi e con ognuno vuole fare qualcosa di bello, ma allo stesso modo straordinario ed unico. Alleluia! Sapete, è importante quello che abbiamo fatto questa sera di scrivere, perché una cosa pensare una cosa dire una cosa e una cosa scrivere. Ci richiama a una responsabilità. Magari nessuno, il fratello accanto, non ha letto quello che noi abbiamo scritto, ma noi lo sappiamo. Qualche anno fa, quando le prime volte pregavamo, appena arrivate in fondo, vi vedo adesso, e pregavamo per questo qualcosa che il Signore ci chiedeva di fare, me lo ricordo sempre, c'era anche Roberto Corrado, tu lo conosci, eravamo in 4-5 e Corrado e Roberto hanno detto proprio questa cosa: noi preghiamo perché la Chiesa di Dio crediamo che sia al di là di ogni confessione. Sì, quanto sei disposto tu a investire per questo? Aveva detto: facciamo una bella cosa, adesso preghiamo un attimo, ognuno lo scriva davanti al Signore. Io non leggerò quello che tu hai scritto, però davanti al Signore scrivi fino a quanto sei disposta a farti dare per questa cosa. È stata la prima volta che gli ho scritto: costi quel che costi, Signore, è stato caro, ma ne valsa la pena di tutto, di tutto, di tutto, di tutto. Alleluia! Non abbiate paura di impegnarvi nelle cose grandi di Dio, e al di là delle cose che io potevo pensare che arrivavano a fine, poi dopo qualche anno che noi siamo qui insieme, ci riconosciamo fratelli senza guardarci in cagnesco, e proprio nella settimana dove anche la Chiesa Cattolica prega per l'unione dei cristiani, secondo me questa è una cosa meravigliosa e gloriosa per quale possiamo solo dire grazie al Signore. Alleluia, godiamo il Signore, e credo che davvero questo tempo ci stia toccando dentro, ce ne scorgiamo. Esserci presi l'impegno di esserci messi in gioco ci sta toccando dentro. Per chi vuole continuare a farsi scavare dentro per fare questo spazio nel nostro ventre spirituale, sabato ci troviamo a Vignale al solito ora alle ore 16 approssimative, ormai siamo diventati siciliani negli orari, oppure alle ore 20 di sera anche lì approssimativo, e proseguiamo mentre ci ritroviamo qui il giorno 6 e ci sarà Don Silvio Barbaglia come relatore dell'incontro. E nel frattempo io voglio
chiedervi a tutti quanti di restare uniti nella preghiera. Restiamo proprio e prendetevi, come ci ha detto il Signore stasera, dei tempi di silenzio. Proprio quando avete più cose da fare, fermatevi e prendetevi un tempo di silenzio, di ascolto e lasciate fare a Dio. Amen. Allora vogliamo concludere? Vai a leggere i versetti perché penso che su tutta la storia. Me li tiri fuori, Renzo, grazie un attimo. A conclusione di questa serata, che ovviamente io non potevo sapere nulla, ma lo Spirito Santo sapeva, volevo dare una conferma, ed è questa. Oggi sulla chat è girato un messaggio che è partito da Corrado, molto bello, che riguardava i terreni, lasciate seminare i vostri terreni. L'ho girato a degli amici che stanno investendo tempo, denaro e anche notti insonni per questo progetto che hanno in mente per la loro vita, di aprire una sorta di fattoria, qualcosa di simile. Non ho ben capito quale sia il progetto, ma in linea di massima quello. E allora hanno scritto: lasciate seminare da Dio i vostri terreni. E loro mi hanno risposto: ci fidiamo anche perché stiamo cercando di allargare la famiglia. Quindi parlavamo di gravidanza questa sera, in questo senso spirituale ma anche materiale. Gloria a Dio per il messaggio che è arrivato. Grazie Gesù. Con la parola? No. Sì, Filippesi. Che per te è già un miracolo che Corrado sia rimasto nei tempi. Quella, Lore. Cambia. Rallegratevi nel Signore sempre, ve lo ripeto ancora, rallegratevi, la vostra affabilità sia nota a tutti gli uomini. Il Signore è vicino, non angustiatevi per nulla. Ma in ogni necessità esponete a Dio le vostre richieste con preghiere, suppliche e ringraziamenti, e la pace di Dio che sorpassa ogni intelligenza custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. Amen. Tanto lunga e tanto succosa, ma prendiamo la prima parte. Rallegratevi nel Signore sempre, ve lo ripeto, rallegratevi. Quindi questa è una condizione di chi è con Cristo, essere con un cuore allegro e gioioso, e mettiamo questi sorrisi sulle facce che siamo tutti più belli. Un bel sorriso per il Signore, rallegriamoci, alleluia, siamo tutti più belli pure quando sorridiamo. Avanza ogni cosa. Ecco, questo sarà il discernimento di capire se siete al momento giusto, nel posto giusto e nella cosa giusta. Al di là di ogni tempesta che si sta muovendo in voi e fuori di voi, dentro di noi quella pace che sembriamo quasi un po' scemi, cioè veramente per il mondo, perché che restiamo stabili, dice, ma io comunque sono tranquilla. Questo significa che Dio è con noi. Amen. Chiudiamo questo tempo, ci teniamo per mano e recitiamo insieme il Padre nostro, proprio questa preghiera che ci unisce al di là di ogni cosa. Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane Santo. Amen. Buonanotte, che sia una notte di sogni profondi.